Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare delle decorazioni per la casa dedicate all'autunno. Quest'anno l'autunno ha deciso di arrivare molto presto e quindi direi che è arrivato il momento, insomma, di realizzare qualcosa per accogliere questa stagione, decorare un pochino casa e dargli un po', insomma, quell'aria calma, tranquilla, accogliente, rilassante, insomma un po' lenta che contraddistingue appunto questa stagione autunnale. E per farlo ho deciso di realizzare un classico di eccellenza per quanto riguarda l'autunno e quindi delle zucche. Le zucche che voglio fare oggi però sono delle zucche decorative che non hanno niente a che fare con Halloween. Oddio, vanno bene anche per quello se volete, ma sono proprio delle zucchette per arredare casa. Sono molto facili da fare, molto veloci, ma fanno un effetto davvero molto 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 carino, molto semplice, molto elegante. E se volete dargli un tocco in più, si possono rendere anche luminose. Ma andiamo subito a realizzarle. Dunque, come prima cosa sono andata ad acquistare due vasi tondi di questo tipo qui. Questi qua saranno appunto le basi delle nostre zucche. Hanno un costo veramente bassissimo perché io ho pagato questa meno di 2 euro e questa sui 2 euro, insomma, sui 2 euro entrambe, facciamo così. E poi abbiamo bisogno di spago, colla a caldo e un po' di stoffa per fare le foglie. La stoffa usate quella che avete a casa, degli ritagli, degli avanzi, dei tovaglioli, quello che volete. Io ho scelto queste tre stoffe qui, ho scelte di diversi colori per fare un gioco diverso, insomma, per dare un po' di movimento. E ho scelto questa molto particolare, un po' ruvida con le onde, questa invece morbidissima, marrone scuro. E questa qui che è molto molto particolare, da un lato ha questo colore beige, dall'altro invece sono azzurre. Non ha niente forse a che fare con l'autunno, ma vi assicuro che sono molto carine da usare e faranno comunque un bel effetto. Quindi cominciamo. Questi sono i due vasi che ho scelto di utilizzare per realizzare le mie zucche luminose. Ne realizziamo una insieme e l'altra ve la farò vedere a lavoro ultimato. Dunque, per questo progettino qui, inizialmente abbiamo bisogno solamente di uno spago e la colla a caldo. Ritaglio lo spago che parta dal lato dell'apertura del vaso, molto preciso. Lo faccio passare fino dall'altro lato e taglio esattamente il punto in cui arriva alla fine del vaso. Farò questo passaggio più e più volte, andando ad aumentare di volta in volta di mezzo centimetro circa la lunghezza dello spago. Adesso prendo quello più lungo, lo taglio un'altra volta, sempre aumentando di mezzo centimetro. E ancora un'ultima volta. Ora riprendo il mio vasetto e partendo dal filo più corto, posiziono una goccia di colla a caldo alla base dell'apertura del vaso, incollo il mio filo, il mio spago, lo fermo anche in questo punto al centro e l'ultimo punto in cui lo fermo è di nuovo alla base dell'apertura. Molto bene, questo passaggio a questo punto lo vado a realizzare anche con gli altri spaghi, andando a incollarli ogni volta sull'incrocio, insomma, del passaggio del filo. Il passaggio centrale sarà ovviamente scavalcato dal filo. Se prendete male le misure, non vi preoccupate perché alla fine andiamo a togliere la parte di spago che avanza. L'importante è che sia ben teso. Adesso incrocio anche qua. Vedi, stando più o meno sempre a metà, questa non è per niente la metà. Ultimo spago. E la prima parte l'abbiamo ultimata. Adesso, mentre aspetto che la colla si asciughi per bene, vado a realizzare le foglie.
Per realizzarle vado a cercare delle immagini di foglie da internet che poi vado a stampare. Successivamente le ritaglio e le uso proprio come stampi per realizzare la mia foglia vera e propria. Quindi prendo un pezzetto di stoffa, vado a ricalcare i bordi della foglia sulla stoffa aiutandomi con un pennarello bianco. Poi prendo la colla a caldo e la passo sui bordi che ho appena disegnato sulla stoffa. Successivamente incollo lo spago proprio sui bordi, sulle linee guida che mi sono segnata col pennarello bianco e che ho ripassato con la colla a caldo. Infine realizzo la linea centrale della foglia semplicemente piegando lo spago verso l'interno e facendolo arrivare fino alla punta della foglia, e infine taglio lo spago in eccesso. Ultimo passaggio per realizzare le foglioline: semplicemente vado a ritagliare la stoffa tutto intorno allo spago e voilà, la mia fogliolina è pronta. La realizzo in diversi colori, in diverse forme e in diverse misure. Ora taglio gli spaghi in eccesso. Se siete più precisi è meglio, perché poi tagliarli da questa posizione non è proprio semplicissimo e comunque non è proprio neanche preciso, però si fa lo stesso. A questo punto bisogna realizzare il picciolo. Io lo realizzerò utilizzando sempre un pezzo di spago e andandolo ad incollare, ma volendo si può utilizzare anche un piccolo bastoncino di legno. Quindi una goccina qua e vado ad incollare il picciolo della zucca esattamente al centro. Ora prendo due o tre delle foglie che ho realizzato e le incollo sulla mia zucca nella posizione che mi piace di più. Io ho deciso di posizionarle così. Anche qui, se necessario, vado a togliere un pezzettino di spago in più e la mia zucca è finita. Vado a preparare quella grande e poi vi faccio vedere il risultato finale. E dunque ecco qua le due zucchette finite. Questo è il risultato, diciamo, quasi finale, perché poi adesso ve lo mostro comunque nella clip finale. Vanno appoggiate su un piano ed eventualmente potete inserire all'interno anche delle lucine per rendere le zucche luminose. Sono comunque molto molto carine, molto pulite, molto semplici, però come potete vedere fanno davvero un effetto molto molto carino. Due cose mi sono dimenticata di dirvi: questa idea non è mia, l'ho trovata su Pinterest, adesso però non mi ricordo dove perché non me la sono salvata. Io ho visto l'immagine e mi è piaciuto tantissimo e ho pensato immediatamente di ricrearlo e di proporvelo, portandovelo appunto nel canale. E altra cosa, io ho utilizzato la colla a caldo perché in questo momento ho solo questa a casa e perché diciamo è la più utilizzata e più semplice che ce l'abbiate tutti anche in casa. Però la colla a caldo con il vetro non ha una grandissima resistenza, quindi il mio consiglio è, se potete evitarla, evitatela e utilizzate una colla come quella presa rapida. Vi lascio le immagini di alcune colle di questo genere qui, così capite di cosa sto parlando. Non sono rapide come la colla a caldo, un pochino di meno, però comunque è veloce ad asciugare e soprattutto resiste più a lungo, perché comunque la colla a caldo con il vetro basta una botta che la colla salta. E niente, adesso vi mostro come le vado a posizionare. Io spero intanto che il video vi sia piaciuto, aspetto di leggere tutti i vostri commenti giù sotto al video, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo progettino fai da te, in che modo lo migliorereste o comunque lo modifichereste voi per la vostra casa. Fatemi sapere se avete idee, consigli, suggerimenti su cosa vorreste vedere nei prossimi video e vi aspetto su Instagram, dove sono presente tutti i giorni, e vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!